Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento video di Commodities Trading. Io sono Picello Gabriele e in questo appuntamento parleremo di natural gas in un video articolo che nasce con l'idea di osservare alcune considerazioni espresse da alcuni nostri lettori in merito all'esplosione di prezzi che si è verificata nella sessione di ieri, 14 gennaio. L'ora della registrazione di questo video è le 21:20 circa del 15 di gennaio. Vedremo come si sono evoluti i prezzi e cercheremo di dare anche una spiegazione in termini fondamentali di quanto è accaduto, andando anche a recuperare alcuni stralci degli articoli che hanno innescato qualche discussione. Partiamo dagli ultimi dati che abbiamo a nostra disposizione. Quindi le scorte che sono stati dati sulle scorte che sono stati diffusi nella giornata del 15 gennaio dalla Energy Information Administration, quindi la EIA, come la definiamo nei nostri articoli abbreviando la dicitura. Cosa ci dicono questi dati? Tralasciando i particolari che potrete andare a vedere leggendo la slide. Abbiamo una variazione negativa delle scorte di 236 miliardi di piedi cubici BCF contro un valore previsto, stimato dagli analisti medio di 224. Quindi abbiamo delle scorte che si sono ridotte più di quanto il mercato si attendesse. Quindi abbiamo un dato positivo, ma sappiamo bene che nella sessione del 14 gennaio si è verificata un movimento di prezzi veramente notevole. Abbiamo letto negli articoli che abbiamo riportato sul sito, che tra le altre cose vi invito anche andare a consultare, abbiamo riportato di un rialzo di circa 10 punti percentuali con picchi durante le contrattazioni al 12%. Vediamo cosa è successo, perché ci sono stati questi rialzi. Quindi, cosa ha spinto i prezzi? Possiamo leggere nella slide. Qui abbiamo lo stralcio di un articolo, quello che vi dicevo prima. A trainare i prezzi in questo maestoso rialzo sono le news meteo divulgate nel report di metà giornata al Global Forecast System, che mostrano un abbassamento delle temperature a valori inferiori alle medie di riferimento nell'area che va dal Midwest al Nord-Est del paese nel periodo compreso tra il 22 e il 26 gennaio. Notizie diffuse da Frontier Weather Inc. Benissimo, a questa giustificazione, a questa spiegazione sono giunte alcune domande, peraltro anche lecite. Una di queste, ecco, la domanda tipo era: come può una banale previsione meteo andare ad influenzare le quotazioni in un modo così pesante, in un modo così violento? Leggiamo. Perché? L'attenzione, questo è sempre un altro stralcio di uno degli articoli pubblicati, l'attenzione si sposta ora sul mese di gennaio, dove si concentrano statisticamente i giorni più freddi dell'anno, con un consumo di gas che si attesta al 25%. Il freddo in questo periodo interessa le aree maggiormente popolate degli States. E questa area include un'ampia zona compresa tra Midwest, il New England ed alcune parti del Mississippi, l'Alabama e la Georgia. Le previsioni a lungo termine attualmente lasciano ancora una speranza ai bull, ai tori, spostando in avanti il periodo di possibile freddo al mese di febbraio. Allo stato attuale le scorte di gas rimangono elevate ed alcune settimane di gelo potrebbero sostenere i prezzi, ma è necessario un precipitare delle temperature, poiché se il mese di febbraio si rivelerà mite, allora le cose si complicheranno, poiché a quel punto nemmeno un crollo nel mese di marzo sarebbe sufficiente a sostenere il mercato con il suo 17% di consumo di prodotto. Chiaramente, sempre a livello statistico, non possiamo ancora sapere quanto verrà consumato in termini percentuali nel mese di marzo. La statistica ci dice che siamo al 17%. Quindi la partita si gioca ora su due campi, quello climatico e quello temporale, poiché il tempo è proprio l'elemento che potrebbe mancare ed un febbraio mite potrebbe significare ulteriori cadute di prezzo. Quindi, perché questa previsione meteo è stata così importante, ha avuto questa forte influenza? Perché a fronte di un inverno sostanzialmente mite rispetto a quello dell'anno passato, l'avere un incremento di freddo che possa generare un innalzamento dei consumi, leggi nell'articolo, quindi calo delle scorte,
in un periodo che statisticamente vede il consumo di prodotto attestarsi al 25%, chiaramente è una notizia di forte rilievo, perché qua possono a tutti gli effetti partire i consumi. Restano in ogni caso dei punti chiaramente, ovviamente da chiarire, poiché chiaramente queste previsioni devono ancora avverarsi, lo vedremo in seguito, dopo che torneremo su questo, proprio su questo punto che ho appena citato. E in ogni caso, appunto, dobbiamo vedere come si comporterà il mercato. Tengo a ribadire che chiaramente, sempre nel rialzo di ieri, avevano avuto il loro effetto, il loro impatto, alcuni problemi tecnici che erano sovvenuti a delle centrali a carbone situate in Ohio e anche, peraltro, il fermo di un reattore nucleare. Queste comunque sono tutte cose che potete leggere nell'articolo che è stato pubblicato nel giorno 15 gennaio sul portale. Questi dettagli li lascio, per i dettagli appunto vi rimando alla lettura dell'articolo. Passiamo oltre. Variazione e previsioni meteo. Queste sono le cartine. Fonte NOAA, quindi fonte chiaramente certificata, come peraltro tutte le risorse di cui parliamo, e qui su Commodities Trading. Possiamo vedere da sinistra a destra come siano cambiate le stime di freddo. Lo possiamo vedere, ecco, qua nella cartina che trovate in alto a sinistra. Prima avevamo un fronte freddo contenuto, nell'aggiornamento successivo, che è quello che ha dato il via al rialzo, possiamo vedere appunto l'espansione di questo fronte meteo. Qui leggendo in basso a destra nelle due fotografie potete vedere l'evoluzione della situazione. Infatti vediamo la validità nella prima, in alto a sinistra era valida per il periodo tra il 21 e il 27 gennaio 2015, realizzata il 13 gennaio 2015. Qui abbiamo la seconda, quindi quella in basso a destra, abbiamo una validità tra il 22 e il 28 gennaio 2015, realizzazione dello studio il 14 gennaio. Quindi qua possiamo vedere proprio fisicamente, avere una comparazione della variazione che c'è stata a livello di previsioni meteo. Possiamo vedere appunto come delle temperature sostanzialmente nella norma vengono investite da questo fronte artico che porta un abbassamento delle temperature, e come tutta la zona a destra, questa che vi sto indicando in questo momento, passa da temperature lievemente al di sopra del normale a temperature nella norma per una parte e più fredde nell'altra. Quindi questa, diciamo, è stata un po' l'evoluzione degli studi meteo che hanno innescato questi rialzi che abbiamo visto. Però abbiamo verificato un'altra cosa, no? Poiché a fronte del bel rialzo di ieri, la giornata di oggi era partita del 15 gennaio, era partita in rialzo anch'essa. Poi abbiamo visto un momento di traccheggiamento delle quotazioni che si è poi trasformato in un ribasso, perlomeno per ora, fino alle 21:30. Quindi, cosa è successo? Perché? Perché questa reazione? Lo vediamo nella prossima slide. Ed ora abbiamo previsioni meteo favorevoli, dati che confermano un calo nelle scorte, ma ora abbiamo la necessità di una conferma. Lo leggiamo sotto in rosso: abbiamo bisogno di una conferma di quanto ci hanno detto in precedenza, poiché i dati relativi al calo delle scorte sono arrivati, sono stati positivi, e questo il mercato se lo attendeva appunto verificando le previsioni meteo che vengono divulgate. Quindi il primo step era avere delle previsioni favorevoli ai prezzi, chiaramente, quindi parliamo di un aumento del freddo. Il secondo era avere un ribasso nelle scorte, una variazione negativa consistente. Quindi il secondo dato ce l'abbiamo. Però ora le previsioni meteo favorevoli sono da confermare, perché qui stiamo parlando di previsioni. Ora il freddo deve arrivare. Quindi il mercato ha scontato dei fattori, vi è stato un buon rialzo, adesso vi sono state prese di profitto, perché i fattori in gioco sono comunque da confermare. Questo non vuol dire che se domani non avremo un crollo delle temperature, avremo di nuovo un prodotto in forte ribasso. Sicuramente però
la necessità che questo calo delle temperature sia progressivamente confermato dagli studi tecnici delle agenzie meteo, che devono continuare a sostenere i prezzi, poiché lo abbiamo visto in precedenza, un ritorno ad un clima mite nella parte finale inizio febbraio potrebbe avere potrebbe causare serie complicazioni nelle dinamiche di prezzo del natural gas, che sappiamo essere fortemente influenzato dalle questioni meteo, lo abbiamo appena visto in questa breve spiegazione. Una piccola slide, i prezzi sono scesi, qui vediamo un attimo l'ultima candela qui in basso a destra. E quindi per ora, per la parte fondamentale tutto, non ci resta che andare a vedere come si sono comportati i prezzi a tutti gli effetti. Quindi andiamo a vedere dal punto di vista grafico. Abbiamo un prodotto che dopo il bel rialzo di ieri, lo vediamo in questa candela verde, vi sono delle prese di profitto. Attualmente siamo a quota 3.201, in calo dell'1% circa rispetto alla sessione precedente. Quindi abbiamo visto il mercato che ha assorbito tutta questa serie di dati che sono arrivati. Quindi per adesso gli investitori hanno preferito incassare questo bel rialzo a cui abbiamo assistito. Quindi in termini grafici possiamo vedere come un buon aumento dei volumi, un buon ingresso in termini di volume nei periodi di rialzo, purtroppo qua abbiamo avuto nella sessione del 15 altrettanti, non in modo preciso, comunque un numero significativo di volumi a ribasso. Quindi ora resta un po' da giocare questa situazione in base ai parametri che abbiamo detto in precedenza. Quindi dal punto di vista grafico, andando a vedere appunto il contratto, possiamo collocare già alcuni livelli di supporto e resistenza. In alto sarà fondamentale, quindi con termini di resistenza, superare questo massimo quota 3.404 per poi procedere oltre, andare a chiudere questo gap che è stato lasciato, che è rimasto aperto, quindi originatosi con l'apertura della sessione del 22 di dicembre, e da qui via via salire fino a portarci qui in area 4 dollari, quindi questi massimi. Qui potremmo avere un'altra forte area di resistenza, che area di resistenza che prima di essere approcciata dovremo superare altri ostacoli, tra cui appunto questo insieme di medie mobili a 50 e 100 giorni, che potrebbero fornire una certa resistenza in caso di continuazione dei rialzi. In ogni caso, prima sarà fondamentale portarsi al di sopra di quest'area compresa tra 3.48 e 3.404. In termini di rialzo, in termini di ribasso come supporto, nonostante la bella dinamica rialzista a cui abbiamo assistito, sicuramente questo 2.775 resta un minimo sicuramente raggiungibile in caso di nuovi storni, sicuramente altrettanto sicuramente un minimo da non perforare a ribasso ed evitare un ulteriore deteriorarsi del contratto. Andiamo ora ad esaminare altri prodotti, rimaniamo comunque sempre nel settore energy. Ancora brevemente l'osservazione del natural gas in continua, che mostra forse ancora in modo più chiaro l'attuale situazione, con il nostro prodotto che partendo dai minimi del 2012, quindi dai minimi di aprile 2012, va a segnare appunto i massimi, ricordo siamo sempre sul contratto continuous, sui minimi di febbraio 2014. Di qui vediamo che la discesa, peraltro corposa, a cui abbiamo assistito, ci ha portati a ritracciare praticamente quasi tutto il percorso rialzista. Siamo infatti, basandoci su numeri di Fibonacci, siamo su un ritracciamento del 76.4%, dove peraltro i livelli di discesa dei prezzi sono andati a fermarsi, arrivando a un soffio veramente dall'andare a lambire questi minimi a 2,65, minimi che stiamo parlando
sempre del 2012, di agosto 2012, minimo che se infranto arrivasse potrebbe già darci qualche indicazione e spingerci sempre ai livelli del 2012, però a giugno, quindi lievemente più in basso, quota 2.24. Stiamo parlando comunque di contratto continuous e livelli peraltro ancora distanti comunque dagli attuali, solo per dare un'indicazione di fondo rispetto su come siano messi, collocati i prezzi in un contesto più ampio, che non sia proprio solo il contratto in scadenza. Come abbiamo detto prima, procediamo oltre. Passiamo, come d'altronde è impossibile fare diversamente, all'esame del WTI, che si conferma comunque in ribasso e rimangia praticamente i guadagni che erano stati messi a segno nella sessione precedente. Quindi anche qua prodotto che sta continuando immancabilmente a far parlare di sé in questo periodo, e anche qui abbiamo visto movimenti molto molto nervosi dei prezzi, che si attestano a quota 46,39 dollari per barile, in ribasso del 4,31%. Quando questo video è stato fatto, stiamo ora alle ore 21:40. In questo caso i prezzi hanno avuto un movimento rialzista anche nella sessione odierna, a seguito di dati forniti dall'OPEC, che potrete leggere a lungo la giornata sul portale, che hanno portato il prodotto a entrare in contatto con la media mobile a 20 giorni, questa arancione che vi sto indicando in questo momento. Qui la resistenza è stata veramente forte, i prezzi non sono riusciti ad andare oltre, i dati sono passati in secondo piano e sono tornati, ahimè, i venditori che hanno spinto nuovamente verso il basso le quotazioni. Quotazioni che stanno tuttavia formando, almeno per ora, un certo livello, un movimento perlomeno laterale. Possiamo vedere, nonostante il nervosismo, abbiamo ormai questo piccolo nucleo di sedute che ci mostra un lieve movimento laterale. In ogni caso, il prodotto rimane sempre estremamente nervoso e di conseguenza sarà necessaria sempre la massima cautela nell'acquisizione di posizioni nell'uno e nell'altro senso, poiché, come ormai ribadisco più volte nell'analisi di questo prodotto, veramente i cambi di rotta possono essere improvvisi e repentini. Vediamo e terminiamo il video con l'osservazione del contratto continuous, sempre del WTI, che ci mostra come siamo ancora all'interno, per ora, o lievemente al di sotto della fascia di supporto che avevamo indicato, compresa tra questi 46,56 e 50,1 dollari al barile, livello che è stato perforato quando abbiamo raggiunto i minimi in area 44,2 dollari al barile. Qui c'è stata la forza, la volontà dei prezzi di riportarsi al di sopra all'interno perlomeno di questa fascia di supporto, però qui le vendite è anche vero che sono tornate. Quindi massima, massima cautela su questo prodotto, perché uno sconfinamento al di sotto di tale livello, perlomeno su time frame settimanale, ci suggerisce obiettivi ben inferiori ai livelli attuali. Potremmo scendere chiaramente sino intorno ai 40 dollari, però sicuramente fare previsioni di prezzo preciso di discesa, possiamo fare riferimento obiettivamente solo dei minimi che siano stati effettivamente segnati, poiché andare a ribasso, andare a dire in questo momento può scendere fino a qui, può andare fino là, chiaramente rimane tutto nel campo delle ipotesi, poiché qui sul petrolio, sappiamo bene, lo abbiamo espresso anche più volte durante l'analisi sul sito, sono molti, molti i fattori che sono in gioco in questo momento. Vi sono fattori geopolitici che stanno influenzando le quotazioni, fattori economici e fattori produttivi, quindi un insieme di cause che stanno generando questo movimento ribassista, che sicuramente vedrà ancora un petrolio, comunque, almeno per quanto mi concerne, per il mio punto di vista, è possibile che il prodotto rimanga sotto pressione ancora per un buon periodo di tempo. Sotto pressione non vuol dire che assisteremo a chissà quale ulteriore crollo, ma sicuramente la possibilità di ulteriori affondi del mercato è ancora presente.
Quindi monitoriamo per adesso la tenuta dei recenti minimi in area 44. In senso opposto abbiamo un'ampia possibilità di risalita in termini di prezzo. Spostiamoci comunque sul daily, se a proprio vuole andare a vedere proprio appunto dei in termini di rialzo, le possibilità restano comunque molteplici. Sicuramente non è escluso che appunto un ritorno degli acquisti possa proiettarci, peraltro anche velocemente, al di sopra, perché no, di quota 50, di quota 50 dollari. Abbiamo visto già solo andando ad approcciare la media da 20 giorni, comunque siamo portati a quota 51 punto, scusatemi, a quota 51.27 dollari per barile. Quindi le escursioni di prezzo ci possono essere improvvise e repentine. Quindi, come abbiamo detto in precedenza, cautela nell'acquisizione di posizioni. Per questo appuntamento video è tutto, vi aspetto poi per nel weekend con l'edizione settimanale di After the Floor. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti.